Buonasera a tutti, ben ritrovati a questo nostro appuntamento di preghiera in questo tempo di Quaresima. Vogliamo preparare il nostro cuore, la nostra mente a questo incontro con il Signore. Lo facciamo facendo il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Continuiamo anche questa sera la meditazione attorno al Vangelo di Marco che questa settimana ci ha accompagnato. E il versetto sul quale vogliamo meditare è il numero 15b del primo capitolo, che dice: Convertitevi e credete nel Vangelo. Gesù introduce per la prima volta il tema del regno di Dio. È il cuore del suo annuncio, coerente fino alla sua morte in croce. Un tempo e un luogo che renderà dunque riconoscibile il volto di Dio. È il sogno di un deserto destinato a rifiorire, non con la logica del mondo, ma con la fecondità di Dio. Non un regno di soprusi e di schiavitù, ma un regno d'amore grande quanto il cuore di Dio. Ecco le parole: convertitevi e credete nel Vangelo. Questo invito che fa il Signore a ciascuno di noi non ci può e non ci deve lasciare indifferenti. Siamo chiamati in questo tempo di Quaresima davvero a convertirci, cioè a volgere il nostro sguardo in un'altra direzione, a cambiare direzione al cammino della nostra vita, a puntare lo sguardo verso la meta. E qual è la meta della nostra vita se non quella indicata dal Signore Gesù? In questo tempo di Quaresima siamo chiamati a soffermare, a prenderci un po' di tempo e fissare l'amore di Gesù crocifisso sulla croce, che ci ha voluto testimoniare l'amore del Padre. Convertiamoci, appunto, cambiamo modo di vedere le cose, cambiamo modo di relazionarci con gli altri e con il Signore. E mi sorprende sempre quando rileggo questo brano di Vangelo dell'Evangelista Marco, il vedere come Gesù si trova nel deserto, è tentato dal diavolo, ma al contrario degli altri evangelisti, Marco non ci dice quali tentazioni Gesù deve affrontare, deve sopportare. Mi piace pensare che l'Evangelista non le dice, perché il Signore è vicino a tutte le nostre tentazioni. E allora siamo tutti quanti chiamati a rivederci in Gesù, a vederci anche noi un po' tentati nella nostra quotidianità dalle tante piccole tentazioni che ci possono capitare. Ecco, convertiamoci proprio a partire da queste. Proviamo a prenderci un po' di tempo, a guardare quelli che sono i nostri errori, quelle che sono le nostre abitudini sbagliate, quando perdiamo un po' di tempo e non lo impieghiamo per fare del bene, ma magari lo perdiamo per fare tante altre cose, quando dalla nostra bocca non escono parole di amore, parole di bontà, parole di incoraggiamento, ma escono invece magari delle cattiverie, delle menzogne, del pettegolezzo. Provate bambini a pensare quando siete a casa a come usate il vostro tempo, se ascoltate la mamma e il papà, se cercate di dare una mano per quello che vi è possibile, oppure se invece vi divertite a fare un po' dei dispetti ai vostri genitori, ai vostri fratelli e sorelle. Proviamo a pensare se quando vediamo qualcuno per strada, il primo pensiero che ci viene è se è una cosa positiva, se è il pensare a una qualità di quella persona, o se invece incontrando qualcuno la prima cosa che ci viene in mente è pensare a quelli che sono i suoi piccoli errori. Ecco, il Signore ci chiama a convertirci proprio da questo, senza fare grandi progetti, senza farsi grandi ideali che poi magari non siamo in grado di mantenere e di rispettare, ma a convertirci passo dopo passo, pezzetto per pezzetto, giorno dopo giorno. Davvero con l'aiuto della sua grazia siamo chiamati a diventare ogni giorno un pochino più simili a lui. E questo lo possiamo fare perché abbiamo una grande certezza. In Padre c'è un Dio che ci ama. Gesù ha dato la sua vita per noi, per
per testimoniarci questo amore infinito, questa alleanza, appunto, che anche se noi la interrompiamo da parte del Signore non cessa mai di esistere. E allora davvero con questa fiducia verso il Padre vogliamo pregarlo come figli e mettiamo la nostra vita, il nostro cammino in questa Quaresima nelle mani del Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E preghiamo con la preghiera che ci ha accompagnato in questa settimana a pagina 20. Insieme, Signore, sospinti dal tuo spirito, rendici uomini e donne capaci di far rifiorire i nostri deserti quotidiani. Donaci il coraggio di compiere scelte che uniscono e costruiscono, non che distruggono e separano da te e dai fratelli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Una buona serata e una buona continuazione del cammino di Quaresima.